Finalmente è iniziato dicembre, il mio mese preferito dell'anno e che aspettavo davvero con tantissimo entusiasmo. Sapete quanto io ami dicembre, Natale, tutto quello che anticipa il Natale e quindi oggi sono abbastanza euforica anche perché è il primo giorno di ferie, sarò a casa in ferie per una settimana e quindi dicembre quest'anno è iniziato veramente alla grande. Oltretutto, primo di dicembre si sono anche iniziati ad aprire quelli che sono i vari calendari dell'avvento e io ne ho due quest'anno. Uno è questo solito della favorina che tutti gli anni con i cioccolatini che prendo alla Lidl e che mi piacciono un sacco. Oggi c'era la stellina, come potete notare, mentre l'altro calendario dell'avvento che ho visto grazie a Franci di Franci Abate su Instagram, che è stata la mia rovina perché appena l'ho visto l'ho dovuto prendere. L'ho già aperto, ma testerò quello che c'è dentro oggi pomeriggio. Vi faccio vedere di che cosa sto parlando perché quello è un signor calendario dell'avvento, almeno per quanto mi riguarda. Sto parlando di lui. Il calendario dell'avvento della Lipton che ogni giorno tiene al suo interno due tisane e ogni volta che lo apro fa un profumo allucinante. Vi ho detto la giornata di oggi l'ho già aperta, come potete vedere l'avevo già aperta stamattina e dentro abbiamo due filtri di questo tè qua che è il Petali di Jasmine, quindi Jasmine non mi ricordo che cos'è in inglese, beh, momenti, figuracce, sempre comunque. So solo che è qualcosa di assolutamente buonissimo e che credo testerò oggi pomeriggio per merenda con tre dei miei soliti biscotti alle noccioline e cannella che, oh mio Dio, amo tantissimo. Niente, è veramente bellissimo, l'ho pagato veramente pochissimo perché l'ho pagato tipo 10 euro su Amazon e sono da grande bevitrice di tè e tisane, drogata di tè e tisane. È un signor calendario dell'avvento, questo non potevo chiedere di meglio. In tutto ciò, appena arrivata la mezzanotte, sono partita subito con il mio progettino di dicembre di lettura, cioè come ben sapete questo libricino qua, che aspettando il Natale, 25 racconti per la vigilia, leggendo il primo racconto, che ho trovato veramente molto carino, ma soprattutto una versione un po' italianizzata di un Christmas Carol di Dickens, perché modus operandi e tutto lo ricorda veramente molto. È molto breve, molto poco sviluppato rispetto ovviamente Canto di Natale e Christmas Carol, però l'ho trovato veramente molto molto carino. Quindi primo racconto super approvato, sono curiosa di leggere il secondo che se mi ricordo bene è quello di Verga. Boh, un raccontino al giorno ce la posso fare, ma la mezzanotte lo leggo così per entrare nel mood del secondo giorno del mese in attesa, ecco, che arrivi il Natale. E sono contenta che essere riuscita finalmente a fare questa cosa che volevo fare da un po' di tempo. Comunque, oggi, come ho detto, primo di dicembre e obiettivo della giornata è quello di riuscire a finire, fra oggi e domani, di addobbare casa. Quindi oggi conto di pulire i vetri delle finestre che sta davanti a me per attaccarci tutti gli adesivi natalizi e se riesco anche a fare l'albero. Vedremo un po' se ce la faccio. Obiettivo della giornata, finire quello che ho iniziato ieri, cioè decorare casa. Qui ho recuperato lì dietro, ecco, la roba per fare l'albero e mettere le lucine come sempre ogni anno lì sul mobile della sala e poi ho finito di decorare quello che mi mancava per finire di decorare, ecco, casa. Oggi non credo registrerò nessun video perché ho mille cose da fare, ma domani poi mi metto avanti con gli spicci. Ma spero oggi andrò avanti a leggere un po' perché posso finalmente rilassarmi per un pochino, perché come sapete sono a casa in ferie. Oggi è il mio effettivo primo giorno di ferie. Io ho mille robe da fare, ma va bene così. Dicembre. Sono stati giorni un pochino infuocati questi, soprattutto ieri perché sono andata a fare la terapia, quindi ero in condizioni assolutamente pietose, non avevo voglia di fare assolutamente nulla, tanto che non mi sono fatta propriamente vedere. Oggi invece sto meglio, ovviamente, mi è passata la, diciamo, sbornia post-terapia, se potessimo definirla così, credo che da un po' la definirò in questo modo. E quindi sono qua per aggiornarvi un pochino. In questi giorni ho letto poche nulla, ho provato ad andare avanti col prelato, ma ho capito che ultimamente ho seriamente un problema a leggere in digitale. Non ci riesco perché non mi riesco a concentrare, quindi sto aspettando la mia copia cartacea che ho eliminato l'ordine da Amazon perché me lo dava disponibile in 1 o 2 mesi e l'ho preso su IBS, sto aspettando che me lo spediscano.
Anche perché ad ABS c'è la spedizione gratis fino a non mi ricordo quando, quindi comunque ne ho approfittato. Tanto avrei pagato uguale come prenderlo da Amazon. E nel mentre, in attesa della mia copia del preorato per poter andare avanti con la lettura, mi sto dedicando da ieri sera anche un po' stamattina allo smaltire alcuni manga, così avevo voglia di leggere un po' di manga per smaltire un po' di roba che ho in arretrato da leggere. Ieri sera sono andata avanti con To Your Eternity, ho letto il quarto volume, oggi vado in fumetteria, ci sarà il quinto volume ad aspettarmi, e è una serie che sapete un po' ha diviso i lettori ultimamente, c'è tanta gente che l'ha interrotta perché comunque, e ha ragione sinceramente, la sta tirando veramente troppo per le lunghe, non si capisce effettivamente dove voglia andare a parare, anche se devo dire la verità che dopo la lettura di questo quarto volume una mezza idea di dove voglia andare a parare, che cerco voglio andare a chiudere una volta arrivata alla fine, me la sono finalmente fatta, vediamo solo un po' come andrà proseguendo. E poi va sempre avanti con questa cosa delle storie autoconclusive che vanno in qualche modo a formare questa creatura. E di volume in volume conosciamo sempre personaggi nuovi, ne abbandoniamo e lasciamo da parte altri, ne perdiamo alcuni che diventeranno importanti per lo sviluppo di questa appunto creatura. E l'andazzo dei volumi è sempre questo. In questo quarto volume abbiamo scoperto qualcosina di più. Su questo io mi sono fatto l'idea di aver scoperto qualcosina in più. E leggerò il quinto sicuramente, anche perché ce l'ho già da parte fumetteria, quindi non è quello il problema. E poi valuterò. Diciamo che mi dispiacerebbe abbandonarla, però allo stesso tempo sono molto tentata. Vediamo un po' come va con il quinto, perché comunque la storia che si è conclusa in questo quarto volume mi è piaciuta molto ed è stata molto fondamentale, secondo me, per lo sviluppo della creatura e ci ha portato a scoprire alcune cose in più rispetto alle piccole briciole dei volumi precedenti. Quindi, boh, valuteremo una volta che avrò letto il quinto, che conto che leggerò subito così da farmi subito un'idea. Mentre stamattina ho iniziato a leggere il terzo volume di Tracce di Sangue di Oshimi e questa serie è sempre più bella. Di volume in volume ti lascia veramente un pathos, una stretta veramente al cuore, ma di quelle quasi inquietanti, quelle che tipo ti senti braccato sempre di più durante la lettura. Il personaggio della madre è veramente un qualcosa di assurdo, psicopatico al 100% e mi sta piacendo veramente, veramente tantissimo. Adesso ne ho letto metà, prima mentre bevevo il primo tè, adesso mentre sto aspettando che si faccia il secondo tè, leggo l'altra metà, perché veramente è una serie pazzesca, pazzesca che mi sta piacendo davvero tantissimo. Solo che da quello che ho potuto vincere presto saremo alla pari col Giappone, perché in Giappone ne sono usciti 5 o 6, non di più, noi siamo già al 3. Il che mi dispiace, questa è una serie che secondo me va goduta tutta di fila, senza stacchi troppo lunghi, quindi vedremo un po' come sarà l'andazzo. È una delle serie che più mi stanno piacendo e sicuramente, ancora devo stilarla, voi quando vedete questo video già sarà uscita, ma andrà a finire nella top delle serie più belle, comunque delle novità manga più belle che ho iniziato a leggere nel 2000 e che ho letto nel 2019. Finito Tracce di Sangue, mi dedicherò a leggere Shinsengumi, che è il volume che ha vinto la scelta dei tre del mese di novembre, di cui dobbiamo parlare appunto del volume questo mese. Quindi sono veramente molto molto curiosa, è un inedito di Tezuka, non era mai stato portato in Italia prima di adesso, quindi vedremo un po'. Sapete che mi piace molto, mi sto avvicinando molto a Tezuka e tutto quello che ho letto finora mi è comunque tutto quanto piaciuto nel suo stile molto datato, ma che secondo me rimane comunque sempre molto attuale, che ha fatto molto la storia e lo sviluppo del manga. Quindi vedremo un po'. Nel mentre sto caricando il video Speechimas di oggi, che è quello delle letture dei manga di novembre, ci sono titoli molto interessanti, molto diversi. E niente, vado a fare qualcosa di utile e costruttivo, così poi faccio altre mille cose utili e costruttive e poi di pomeriggio vado a spendere i miei ultimi soldi, perché poi non posso più spendere niente fino all'arrivo dello stipendio della prossima settimana in fumetteria. Che belli i lunedì, soprattutto quando finisci le ferie, è il giorno in cui torni a lavorare e stai letteralmente del merda, perché sì, sono riuscita ad ammalarmi, che bei momenti. Oggi vado a lavorare, inizio alle 5 e mezza e finisco a orario finale, proprio faccio chiusura. Per fortuna domani e mercoledì sono già di riposo, quindi vedrò di ripigliarmi un pochino. Il problema è perché non volevo mettermi in malattia. Io con quello che ho devo stare molto attenta perché già non ho anticorpi di mio, con la cura biologica mi si azzerano completamente. Quando mi ammalo ci metto un'infinità di tempo per guarire. Quindi devo sperare che entro mercoledì almeno io migliori un pochino, ma sono messa così male da ieri. È iniziata venerdì sera, ma ora qua sono messa così male, sarà lunga. Perché
prima che passi, quindi speriamo in bene. Sono stata una settimana di ferie piena di roba da fare, alla fine mi sono riposata niente, ho fatto un quarto di quello che volevo fare fra video, leggere, eccetera, eccetera. Vediamo adesso come andrà per i restanti giorni di dicembre. Nel mentre, visto proprio perché non stavo bene ieri, ieri sera, in realtà, mi sono dedicata a leggere qualcosa di veramente molto rilassante, cioè l'ho appena iniziato, perché ho iniziato a leggere prima di dormire, ho iniziato a leggere Mamma, questa è l'Italia, della mia adorata Keiko-san. Sono rimasta veramente colpita dall'intervista che le ha fatto Aldo. Io questo volume l'avevo preso in anteprima al Salone del Libro, ancora lo dovevo leggere, però mi ha invogliato tantissimo finalmente a prenderlo in mano, me lo stavo tenendo come lettura adatta per un periodo un po' ecco, debilitante, un po' no, che è un po' questo periodo, infatti mi sta divertendo tantissimo nello solito stile molto ironico di Keiko-san che mi piace da morire. Mi sta piacendo un sacco, quindi ogni suo libro è sempre capace di tirarmi su di morale, di rilassarmi, che ci piace molto. E poi sto iniziando a dare vita una nuova avventura per quanto mi riguarda, che partirà da gennaio, una nuova avventura che più di una volta ho cercato in qualche modo di creare, a cui dare vita, ma non sono mai stata costante. Voglio vedere se questa volta ce la posso fare. Ebbene sì, ho avviato il mio primo bullet journal, quindi vediamo un po' come andrà. Sto già iniziando a decorare le pagine, mi sono fatta un po' una mia idea di tipologia di pagine specifiche che voglio ogni mese. Sicuramente andando avanti nel tempo, durante l'anno, qualcosa verrà modificato, verranno aggiunte cose, eccetera, eccetera. Però sono soddisfatta di come è uscito finora. Quindi dai, è stata comunque una domenica abbastanza produttiva, anche se stavo male. Speriamo che lo siano anche i prossimi giorni, nonostante io stia continuando a stare male. Siamo alla volta dell'11 di dicembre e la situazione è sempre peggiore, cioè io sono sempre più senza voce di giorno in giorno, ma va bene, dettagli. Oggi sono ancora a casa, è il mio secondo giorno di riposo, poi da domani riprendo e sarà tutta una tirata fino alla settimana prossima che sarò a casa mercoledì. E sto finendo di editare lo Speechimas che deve uscire oggi. Ieri mi sono fatta forza e ho registrato qualcosa perché ce la facevo. Stamattina non so quanto ce la potrò fare, però vabbè, dettagli. Domani mattina dovrò farmi 4 ore in cassa, messa così non so come farò, della serie arriverò a casa che sarò completamente muta, ma non voglio mettermi in malattia, quindi ce la faccio, faccio del mio meglio, mi impegno per bene. Oggi prevedo di registrare qualcos'altro, fra cui assolutamente il video di questo, di Keiko Ichiguchi, Mamma, questa è l'Italia, che dopo finisco di leggere e poi vado a registrare assolutamente il video, mi manca veramente molto molto poco, come potete vedere da leggere. E poi nel pomeriggio riprenderò in mano il priorato dell'albero delle arance, perché in questi giorni stavo veramente male, con la testa non ci stavo, avete bisogno di qualcosa di molto leggero come letture. E quindi non mi riuscivo a concentrare, quindi niente priorato perché è un libro abbastanza impegnativo, bello strong comunque. E a proposito del priorato, io sono molto contenta perché domenica, cioè domenica per me, per voi già è già successo, ci sarà la mia foto dedicata al priorato dell'albero delle arance sulla lettura. Io sono molto orgogliosa di questa cosa e veramente molto emozionata perché insomma io seguo sempre la lettura tutte le domeniche. E seguo tantissimo a tutte le rubriche che contiene anche istantanee e sapere che domenica in istantanee ci sarà la mia mi rende veramente tanto felice, quindi non vedo assolutamente assolutamente l'ora. Stamattina sto aspettando un pacco da Amazon perché sì, ieri è arrivato lo stipendio, quindi ho già fatto il primo mio ordine da Amazon con i manga che sono già usciti, già disponibili delle serie che seguo, più un'aggiunta perché ho trovato un Enesco della Disney. Una Gym Shore che comunque mi costava anche meno di quando avevo visto il prezzo per il Black Friday, quindi non me la sono fatta scappare. Più avanti farò un altro ordine con i manga che usciranno da metà di dicembre in poi, quindi yes. E niente, vado a finire di editare il video, vado a bere il mio tè, vado a ripigliarmi, che poi finisco il volume, faccio il video e poi totale relax per tutto il giorno perché la voce mi abbandonerà presto oggi, quindi non riuscirò a registrare tanto e quindi niente, vado a morire. Ho appena tipo scoperto che domani mattina hanno messo neve e io lavoro domani mattina, che bei momenti, io adoro la neve, però domani alle 9 devo beggiare a lavoro, quindi insomma speriamo in bene.
E al buio, alla sola luce, no, questo è un volume. Dicevo, alla sola luce, ecco, delle lucine di Natale sono qua che sto per mettere online lo Spiccimas di oggi. È arrivato il mio pacco da Amazon, ho fatto l'unboxing, voi credo lo vediate direttamente domani perché non riesco a registrare nessun altro video per oggi. Ma è una roba tanto bella. Dentro c'è uno dei miei autoregali anticipati di Natale, alcune uscite manga che dovevo recuperare. E niente, adesso agisco qua. Oltretutto, oggi ho visto uno, secondo me, dei film di Natale più carini che ho visto di sempre, delle cagatine romantiche. Mi piace guardarle a Natale, ma questo è veramente tanto, tanto, tanto carino. Non mi ricordo il titolo, però mi è piaciuto un sacco e credo che cercherò di recuperarmelo perché lo vorrò anche rivedere. Perché mi è piaciuto veramente tantissimo. Sembrava veramente di leggere un romanzo, visto che oltretutto la protagonista è una grande lettrice e lavora in una libreria, quindi sogno un po' di tutti noi. Mi è piaciuto da morire, quindi molto felice di questo. Adesso agisco, mi rendo utile facendo qualcosa di socialmente utile in casa e poi credo che mi metterò a leggere fino a stasera, perché anche oggi voglia di fare saltami addosso. Beh, dai, una volta che ci azzeccano, avevano chiamato neve ed è tutta mattina che sta nevicando, ok? Non se ne è appoggiata tanta, però è tutta mattina che nevica. Io stasera devo uscire a cena. Aiuto! Speriamo che poi le strade siano pulite. C'è una cosa che adoro è quando nevica a dicembre. E oggi sta nevicando tantissimo. Magari è la prima e ultima neve che vediamo quest'anno, però. Ah, quanto viene giù! Io sono tipo non felice di più. Adoro, 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 adoro la neve. Sta nevicando un sacco. Aiuto! E detto ciò, stasera si va alla cena di Natale aziendale con la neve. Speriamo che almeno le strade siano pulite, ma. Tanta neve! Io tipo ho 30 anni, peggio di una bambina di due quando nevica. Regredisco letteralmente come sono regredissi già di giorno in giorno, ma quando nevica ancora di più. Wow, quanto tempo è passato l'ultima volta che ho aggiornato questo reading, file, molto virgolette, vlog di dicembre? Tantissimo tempo, perché oggi siamo al 23 di dicembre. Io ho appena scoperto di aver vinto un giorno di ferie oggi, quindi sono a casa dal lavoro e niente, sono stranita, cotta, però molto molto felice, perché comunque è stato un periodo molto molto soddisfacente, duro ma soddisfacente. Oltretutto, sarò a casa da domani, poi fino al 27 compreso, quindi tornerò a lavorare il 28 e quindi ne approfitterò per rilassarmi tantissimo. Dietro di me, come potete vedere, è arrivata la Rebel Box qualche giorno fa. Volevo fare l'unboxing appena arrivata, ma non sono riuscita. Vediamo se oggi lo riesco a registrare, visto che non devo andare al lavoro. Là c'è da qualche parte una bella terina che dovevo portare al lavoro, ma che porterò lo stesso, così andrò a fare gli auguri ai miei colleghi. E stamattina, oltretutto, ho portato anche Shirayuki a fare il vaccino, perché dovevo portargliela da un po'. Come ogni volta che vede il veterinario, gli ha lasciato un ricordino, un bel graffiotto sulla mano, perché se lei non lo graffia non sta bene. Oggi oltretutto c'è il sole, è proprio una bella giornata e io oggi pomeriggio mi dedicherò a leggere. Sto guardando The Witcher in questi giorni, sto andando un po' rilento ma lo sto guardando perché ho avuto poco tempo, ma conto a questo punto di finirlo in fretta e mi sta piacendo un botto. Voglio assolutamente recuperare i libri ora perché voglio leggere anche la storia originale, quella cartacea. Mi sta piacendo veramente tanto, veramente tanta tanta roba. Buongiorno e buon 24 dicembre. Oggi è la vigilia e come negli ultimi anni mi sembra una giornata normalissima come tante altre, ma vabbè, dettagli. Oggi sono a casa dal lavoro, a casa fino al 27 compreso, lavorerò sabato e domenica e mentre sto aspettando che mi si scaldi il bagno con la stufetta perché c'è freddino, devo lavarmi e lavarmi i capelli, sto proseguendo a leggere il mio libro attuale, cioè questo che mi ha gentilmente omaggiato O barra O ed è di Pierre Loti. Giapponeserie d'autunno. Vi avevo accennato qualcosa a questo testo, comunque della sua esistenza, quando vi parlai quest'estate di Alla Sacra Montagna di Nikko, che era chiusa dentro questa raccolta di memorie di viaggio che ha raccolto nei suoi 5 anni che ha viaggiato comunque avanti e indietro dal Giappone. Infatti, Alla Sacra Montagna di Nikko al momento non lo rileggerò, perché comunque l'ho letto quest'estate, però sarà interessante magari più avanti rileggerlo anche. In questa versione non so se la traduzione sarà uguale o meno, però insomma il sunto sarà lo stesso. Attualmente sto leggendo il
quinto memoriale di viaggio, che è il vestito dell'imperatrice, e ci troviamo a Kamakura, dove si è diretto per andare a visitare proprio le spoglie dell'imperatrice Jingu, che ha governato e combattuto per il Giappone in epoca molto molto antica e che appunto le cui spoglie risiedono proprio all'interno del Tempio delle Otto Bandiere che c'è a Kamakura. E sono veramente curiosa di andare avanti. Tutte le volte che mi capita di leggere un memoriale di viaggio, un diario di viaggio riguardante il Giappone scritto da Pierlotti, rimango sempre completamente affascinata e colpita dalla bellezza delle descrizioni e da quanto mi ritrovi davanti comunque a leggere di un Giappone che in un modo o nell'altro non c'è più, perché se andassimo a cercare le foto per esempio del Tempio delle Otto Bandiere di Kamakura, dove riposano appunto l'imperatrice Jingu, suo figlio eccetera eccetera, non lo vedremo più così, diciamo, abbandonato in mezzo alla vegetazione. Sì, sta sempre in mezzo alla vegetazione, ma non più così abbandonato, lasciato alle intemperie, alla natura, come era quando l'ha visto Pierlotti. Ed è un qualcosa di veramente molto interessante e ammetto molto molto affascinante. Mi sta lasciando quelle sensazioni che mi lasciò leggere La Sacra Montagna di Nicco, nel ritrovarmi a leggere di un qualcosa che comunque, nonostante tutto, magari i cambiamenti degli anni, dei secoli, è rimasto immutato, perché ci porta dentro quello che è il vero e proprio Giappone, quello che in un modo o nell'altro, anche nonostante la modernizzazione e l'attuale società, è rimasto comunque immutato nel tempo, ed è un qualcosa di bellissimo da vivere e da leggere. Vi consiglio tantissimo anche questo, se vi piacciono i libri diari di viaggio, se avete letto altro di Pierlotti, e proprio se volete approfondire le sue giapponeserie d'autunno, magari avete letto già La Sacra Montagna di Nicco a parte, come avevo fatto io. È un'uscita recente di edizioni O barra O, dovrebbe essere uscito intorno a fine novembre, inizio dicembre, quindi comunque consigliato per gli amanti del Giappone, e se avete amici che amano il Giappone potrebbe essere anche un ottimo regalo di Natale. Ma tanto ormai i consigli di Natale sono già passati, perché ad oggi che voi vedete questo video Natale è passato, però insomma super consigliato. Ma buon Natale, amici non so chi della città di chi non so. Oggi è il 25, è arrivato Natale. Io sono andata a letto tardissimo perché mi è finito di fare i cappelletti più o meno alle 2 di notte, as always. E niente, oggi splende il sole, una giornata come tante, con la differenza che si mangerà un po' diverso, ma è il bello delle feste, diciamocela tutta. Credo che passerò la giornata totale relax, cercando di finire il libro di Pierlotti e o andando avanti con The Witcher, o ambedue le cose semplicemente. E stasera si cena di là dalla zia, che c'è anche mia cugina, oggi c'è mio zio a pranzo. Sì, insomma, sarà una giornatina un po' piena, ma si cercherà di stare il più tranquilli possibile. Auguro a tutti voi di passarla per il meglio, mangiate tanto, divertitevi tanto, rilassatevi tanto, mandate a quel paese i parenti se necessario. Pre di Natale, autoregali già tutti quanti aperti, io credo che non smetterò mai di ringraziare abbastanza quei pazzi dello Sleepover Club che mi hanno regalato il saggio sui manga della Tunoi che volevo da tantissimo tempo. Io mi sono autoregalata Casa di Foglie, mia madre mi ha regalato un bel telescopio, devo solo studiarlo per bene, capire come farlo funzionare e come vedere al meglio ciò che voglio vedere io. 30 anni che voglio un telescopio e dovevo arrivare io a lavorare alla Lidl per riuscire a comprarmelo e poi farmelo regalare, perché alla fine ha deciso mia madre di regalarmelo lei, ma va bene così. E niente, quindi io sono molto molto felicione, molto molto soddisfatta, e quindi ora ci godremo al meglio questa giornata. Vediamo se riesco a farveli vedere. Questi sono i cappelletti che avevo fatto ieri sera. Sono 238. Il nervoso nel sapere che ne mancavano due per fare ultima fila, tutta dritta, tutto completo per arrivare a 2:40. E nel mentre io sto bevendo il mio secondo tè dalla mattina per poi iniziare effettivamente questa giornata. Avrei voluto fare qualche ripresa mentre li facevamo, però avevo tutte le mani impastricciate di batù e farina e non era proprio il caso che andassi a impastricciare per bene il telefono. Sta di fatto che, come al solito, ci siamo ridotte all'ultimo, perché tanto va sempre a finire così, ormai è un po' una tradizione che abbiamo, quella di finire tardi la vigilia di Natale, i cappelletti per Natale, però mi diverto sempre troppo a farli, quindi io mi impunto sempre che mia madre non li compri perché dobbiamo farli noi. Cioè, non esiste che si comprino, si fanno in casa, appunto. Certo che se non mi ammalo per le feste non sto proprio bene, della serie c'è la febbre da ieri pomeriggio, quindi bei momenti, Natale con la febbre, Santo Stefano con la febbre.
E sabato torno a lavorare, quindi domani mi devo rilassare tantissimo. E come farlo se non andando avanti e cercando di finire le ultime pagine che ti mancano del libro che è in lettura? Sono proprio alla fine. Ho saltato la parte della montagna di Nicco, che comunque l'avevo già letta, ma mi sta piacendo tutto quanto. È proprio bello questo libro. Ho chiuso l'anno con un libro proprio bello che mi ha dato tante sensazioni belle e positive. Mi ha rilassata tanto e l'ho trovato veramente tanto tanto raffinato. Oggi sarà un altro giorno di mangiate, non ne posso più. Sabato dovrò lavorare rotolando più o meno. Morirò prima di stasera, se non per un motivo o per un altro, perché veramente sto da panico. Anche l'anno scorso ero ridotta così per Natale, quindi niente, abbiamo capito che è un vizio, una tradizione che ormai mi trascino dietro e che non mi caverò mai più. Che bei momenti. Ci siamo. Quello che credo che voi starete vedendo sarà l'ultimo aggiornamento del mese di dicembre di questo penosissimo reading vlog, perché domani in realtà è il 31, oggi è il 30, un giorno di stallo, di passaggio fra la quasi e la fine del mese, però domani sarà una giornata un po' piena di cose da fare, domani lavoro, quindi insomma. Forse quello di oggi era veramente l'ultimo e l'unico momento in cui poter un po' tirare le somme di questo 2019 che ormai è quasi alla fine. Innanzitutto oggi è stata una giornata un po' così, ero a casa di riposo, sono andata in fumetteria e ho recuperato qua un po' di cosine, molto molto poche perché comunque non c'è stata tanta roba a dicembre, però ho compensato con altri, quindi insomma nel video vedrete tutto quanto. E oggi è arrivato anche quel famoso pacco di BS di cui avevo accennato nel di dicembre con gli ultimi quattro titoli che mi sono autoregalata, fra cui adesso ve li faccio vedere subito così siamo a posto, cioè La Porta di Soseki, il terzo libro di una cosiddetta trilogia che è iniziata con Sanshiro e continuata con e poi definita con La Porta, due libri della serie di The Witcher, il primo che è Il Guardiano degli Innocenti che ho trovato in copertina rigida, ma i prossimi mi sa che dovrò recuperarli con la flessibile perché ho visto che non sono prettamente reperibili, vabbè, saranno diversi, ma non mi interessa. Intanto ho recuperato questo che è il primo effettivo ed è fatto un po' a raccolta di racconti. E questo che non saprei dirvi in ordine qual è perché l'ho trovato usato su IBS, quindi ne ho approfittato, che è Il Tempo della Guerra, ma questo è un po' più avanti. Uno degli obiettivi del 2020 è leggere la saga di The Witcher e poi cosa bella bellissima che ho trovato al 40%, quindi non potevo lasciarlo lì, è la versione illustrata di Animali Fantastici dove trovarli. Quindi io molto molto feliciona, poi nel prossimo book haul lo vedrete meglio, ve lo farò vedere più nello specifico. Poi sono stata in fumetteria, come ho detto, ho fatto un po' di spese, quindi è stata una giornata molto ricca di entrate di cose molto molto belle. Ed è stata anche una giornata che mi ha fatto un po' riflettere su questo 2019, che è stato un anno veramente molto particolare e abbastanza diverso dagli ultimi che ho vissuto fino ad ora. Ne parliamo mentre sono qua con la mia tazza di tè della merenda pomeridiana che ho fatto un po' tardi, appunto perché sono appena tornata. Qua avevo il priorato, dopo continuo a leggere il priorato dell'albero delle arance. E devo dire, ripeto, questo 2019 è stato abbastanza strano perché è stato un mese che è iniziato male, perché comunque è iniziato con me che stavo male con la malattia attiva. È finito con la malattia non attiva, cosa strana perché sotto Natale mi si è sempre svegliata, mi ha sempre dato problemi, per il momento mi sta lasciando stare, ma non ce la tiriamo perché la terapia la potrò fare solo la prossima settimana, non questa come deve essere, quindi speriamo che in questa settimana poi stia tranquilla e non me la sia tirata subito addosso così in un act. Ma è stato un anno soprattutto particolare perché mi ha portato un po' di gioie, soprattutto a metà mese con quello che è stato l'evento che più lo ha caratterizzato, cioè il mio finalmente trovare un lavoro. È un lavoro che devo dirvi la verità, non mi aspettavo di arrivare a fare. Io ho un po' di problemi a stare in mezzo alla gente, diciamocela tutta. Dopo un po' sono un po' intollerante alle troppe persone che mi circondano, però devo dirvi la verità che sono grata del lavoro che faccio, sono felice di andare a lavorare, sono contenta di andarci perché mi trovo molto bene con i miei colleghi ed è stata veramente una svolta grandissima. Questa che c'è stata ad aprile, quando mi hanno assunta, ed è stato qualcosa di veramente, veramente bellissimo. A giugno sarà un anno e da
da lì poi scopriremo se mi terranno o meno, però io sono fiduciosa, penso positivo, perché comunque, cioè, io mi trovo bene, mi sembra di lavorare bene e mi sembra anche che gli altri lavorino bene e si trovino bene con me. Poi magari sono tutti i viaggi che mi sto facendo, però mi piace pensare positivo. E tanto da pensare positivo che voglio proprio pensare che, vista questa svolta nel 2019, spero che il 2020 sia un anno che mi porterà altre svolte positive, altre cose belle, positive, e che mi porti ad avere, ecco, un po' di gioie in una vita che di gioie ne ha avute effettivamente davvero molto molto poche, più sfighe che altro, l'ansia, il mai una gioia è sempre dietro l'angolo. Mi sono fatta alcuni buoni propositi, sì, però voglio tenermeli per me. Li ho scritti sul mio bullet journal perché sì, io dal 1º gennaio inizierò a tenere anche un bullet journal, almeno ci provo, vediamo quanto riesco a essere costante. Magari fatemi sapere se lo volete vedere, vedere intanto come ho organizzato il mese di gennaio. Me lo sono studiato bene benino come tirarlo fuori. Ecco, mi sono un po' ispirata a Pinterest per alcune cose per ora, però sono molto contenta per il momento come sta uscendo. E niente, non lo so, parto con un piede secondo me più positivo magari rispetto agli altri anni per questo 2020 che sta arrivando e spero che sia così, si avveri questa positività, che sia comunque un anno proficuo, un anno bello o comunque sì, gioie e dolori come sempre non potranno mancare, ma che comunque sia un anno che mi porti altre cose belle come è stato comunque questo 2019 che nel bene o nel male comunque non è stato poi così completamente da buttare, dai. Io vi rinnovo i miei più sentiti auguri di buon anno. Quando voi vedrete questo video siamo già nell'anno nuovo, quindi spero abbiate festeggiato nel migliore dei modi la notte del 31, che siate andati da qualche parte, che l'abbiate passato con i parenti, amici, insomma, che vi siate divertiti. È del presente, non sa come quella Valentina del futuro che sta registrando e che voi state vedendo passerà il 31, ma sicuramente fino alle 8:30 a lavorare. E poi credo proprio che sarà in quel mio bel pigiamone davanti a una bella serie TV in attesa della mezzanotte, come i bei vecchietti insegnano, e perché la vecchianza è sempre parte di noi. Niente, io vi saluto, spero che anche questo reading vlog un po' smorto rispetto agli altri vi abbia tenuto comunque compagnia. Io torno a leggere Il Priorato e l'Albero delle Arance, sono intorno a pagina 150, mi sta piacendo veramente veramente molto, sono proprio curiosa di vedere come prosegue il tutto e quindi poi ne parleremo in uno dei prossimi video letture, quindi restate connessi per questo. E poi qua questa bella pila di manga che non vedo l'ora di iniziare, soprattutto perché finalmente è arrivato lui nelle mie mani, il secondo di Fairy Tail, la quest dei 100 anni. Più due titoli della collana Showcase, uno in particolare che era l'altro titolo da regalarmi mia madre per Natale, ma sapete, no, che nel buco vi ho detto che alla fine lei ha voluto regalarmi il telescopio e mi sono presa quello che lei doveva regalarmi. Ed è un titolo che avrà un video molto importante e ben sentito sicuramente verso fine gennaio, perché parlo di Diario di Hanako, che è stata la stessa autrice di Cocoon e che ha fatto questo rifacimento del diario di Anna Frank. E non vedo l'ora di leggerlo. Ho paura, ma allo stesso tempo non vedo l'ora di leggerlo. L'ho sfogliato prima e mi ha già dato qualche bel colpo al cuore, quindi vedremo poi. Quindi anche qui sarà un anno, spero, all'insegna dei video che vi possano piacere, interessare, che vi possano portare consigli di lettura interessanti, che vi possano piacere. Quindi insomma, poi ci rivediamo con i prossimi video che spero saranno sempre di vostro gradimento. Vi mando un bacione grandissimo, vi auguro ancora buon inizio 2020 e alla prossima. Ciao!